Daniele, Grazie. fai un mestiere che ha un nome che è sconosciuto ai più, almeno insomma, per i non addetti ai lavori, Viral Seeder, è veramente un oggetto misterioso. Ci puoi spiegare cosa significa? Ci puoi spiegare cosa significa anche nei confronti di quello che appunto Dan Ackerman Greenberg ci ha raccontato? Cioè lui fa lo stesso mestiere che fai tu? Esistono vari mestieri di questo tipo? Allora, innanzitutto si chiama viral marketing perché c'è una metafora dietro che è quella del virus, nel senso che il messaggio viene visto come un virus che si deve espandere nella rete. Il seeder significa letteralmente inseminatore, mentre l'azione che fa è lo spreading, ossia diffondere. Quindi questa è fondamentalmente la metafora che c'è dietro il viral marketing. Riguardo alle views, purtroppo dal mio punto di vista si calcola tutto a livello quantitativo e poco, almeno finora, è stato fatto a livello qualitativo. E l'articolo che è stato ripreso anche dalla CNN di Ackerman ne è, diciamo, lo specchio. Perché ormai con una massa critica di utenti che è presente giornalmente su video di file sharing come YouTube e i suoi cloni, non è così difficile fare Fare un tot di numeri, view. diciamo. C'è da dire che i due meme principali dei video in questo momento sono i comedial, ossia i funny video, i video divertenti e i sexy Va video. bene, siamo Se sempre lì. poi sono entrambi all'interno di un video, Va il ancora video avrà meglio. view ancora maggiori. Ok, quindi tu ci stai dicendo sostanzialmente quello che ci diceva anche Gianluca, che ragionare in termini solo in termini di view è sbagliato ed è Certo. ragionare di fatto, se ci pensiamo bene, come si è sempre ragionato all'interno del mainstream, in particolar modo per quanto ci riguarda la televisione, cioè calcolando su base statistica, perché poi in televisione si è sempre potuto fare solo su base statistica, semplicemente il numero di televisori accesi o di persone che presumibilmente sono davanti a un televisore Certo, acceso. manca una parte, o almeno viene fatta in minima parte, qualitativa. Nel senso, analizzare i feedback che questi video e il loro counting possono produrre. Cosa che invece in rete, voglio dire, si può fare, cioè Si può fare e si parliamo deve da fare tempo anche di. perché l'utente ha finalmente un certo potere mediatico e le aziende devono esclusivamente ascoltare l'utente per capire ciò che vuole e ciò che pensa dell'azienda. Pensa ad Questo si esempio. fa oggi? Questo si fa in minima parte perché è molto più semplice fare un'analisi quantitativa e quindi uno spreading quantitativo. Le aziende possono pagare una viral agency per numero di views di un certo video. Naturalmente si sta parlando di video virali perché è, diciamo, il più gettonato al momento, ma ci sono tantissimi altri tipi di virali, tra cui l'advergame. C'è anche la virale testuale, immagino, cioè. Testuale, sì, dal momento che il viral marketing è considerato da molti anche spam, anche io lo considero a volte spam, la linea di confine tra il viral marketing e lo spam è veramente sottile e secondo me le varie agency e i seeder che ci sono dietro che possono fare la differenza. Bisogna quindi trovare il target specifico di una campagna e puntare la comunicazione su quel target. Faccio un esempio. I video virali bellissimi della Wonder Bra sono visti da milioni di persone nel mondo. La maggior parte di questi però non sono l'utente potenziale o comunque il potenziale consumatore, circa l'80-90% sono uomini. Di conseguenza ci può essere un buzz che è fondamentalmente il risultato del viral marketing, ossia un rumore su un messaggio, ma non si sta colpendo il target Sì, a desiderato. meno che gli uomini non vadano poi dalle loro donne a dire ti Ecco. voglio esattamente Sì, così, o che insomma, sia. però.
Un regalino di Natale, Natale, sì, certo. Sì.